Ciao a tutti ragazzi, Berali, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Guacamele. Dunque, siamo arrivati al deserto caliente. Scusate l'ultimo video, mi ero già scusato, ho avuto un po' di problemi con i comboli del gallo, minchia, quelli sono un casino, eh. Però poi eravamo comunque riusciti a portarci a casa un pezzo del cuore. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare adesso. Allora, io arrivo da sopra. Andiamo a proseguire di qua. Oh cazzo, vi ricordo che qua possiamo usare la schiacciata della rana, guardate, per farli uscire allo scoperto. Che poi non si chiama schiacciata della rana, vabbè, io la chiamo così. Allora, sì, mi ero fermato qua. Sentito un battito. Mi sembrava di aver sentito un battito d'ali, infatti. No, non l'ho preso. Vi ricordo che i cactus non potete assolutamente colpirli a mani nude, né con le abilità speciali, ma per forza con le bombe. Oh, buongiorno. Ok. Ah, qua occhio perché dobbiamo fare la panciata e poi subito lo Shoryuken e l'uppercut. E tra l'altro lo stavo facendo in ritardo, eh. Aspetta un attimo che si ricarica la resistenza, ok. Ah, guardate. Adesso in poi troveremo i nemici con gli scudi. E per poter eliminargli lo scudo dobbiamo fare la mossa giusta. In questo caso la Frog Slam, appunto. Vedete? Testata per quello. Appunto, mano a mano che andremo avanti nell'avventura ci saranno anche altri scudi, quando sbloccheremo le altre abilità. Allora, vediamo, prima di andare a destra vado un attimo a sinistra. Allora, così. No, non basta. È che non riesco a girarmi. È un peccato che. Non capisco perché non si gira. Cioè, vedete, così si gira, vedete? Ah no, quando. Durante il salto. Da fermo, vedete che mi posso muovere. Se sto saltando, non riesco a girarmi. Se sto saltando in una direzione, non riesco a cambiare poi la direzione, ad esempio, dell'uppercut. Perché l'altra volta ero riuscito? Ah, da fermo! Da fermo si riesce, ma in salto, ad esempio, vedete? Se io salto a destra e premo in diagonale a sinistra in alto, mi fa l'uppercut a destra, non riesco a farlo. Ecco perché adesso ho capito. Qua non ci arrivo proprio, eh. No, qua mi ci vuole il doppio salto. No. Che pirla che sono, però, eh. No, ho capito male. Cosa succede? Sei tu, Stabai? E riesco a sentirti, non credere. Allora, io dovrei.
Ah no, non posso proseguire di qua. Devo per forza andare sotto. Dai, Xtabai, fammi uscire da qui. Non devi farmi questo. Non so chi stia parlando. Occhio a questi, sono pericolosi, eh. Non mi ricordo. Ah, come vedete, non fanno danni e sentiamo in contatto con loro. Questo ve l'ho già spiegato bene, non ve lo spiegherò più, eh. Non vi possono fare danni. Oh, a parte posso usare l'intenso. Eh no. Vedete, l'ho sbagliato, devo usare le varie cose per poter rompere gli scudi, eh. Ok, li ho schivato bene. Perché non mi fa... Ah, non avevo più resistenza. No. E la situazione qua si sta un po' complicando. Si sta un filino complicando, no? Ok. Cazzo. Tra l'altro, dopo un periodo di tempo, se li rimettono gli scudi agli stronzi. No. Si è sfiancato questo, picchiamolo un po'. No. Sto giocando di merda. No. No, ho giocato male qua. Ho giocato di merda. Dovrei cercare di rompere gli scudi il più velocemente possibile, eh. Perché sennò non prendono danno, eh. Ok, anche se avete l'intenso attivo, dovete comunque rompere gli scudi, eh. No. Allora, pensavo che avendo l'intenso attivo non c'era bisogno di... Cioè, bastava colpire i nemici, invece no. Ma porca tre, mi hai rotto i coglioni. E invece no, anche con l'intenso dobbiamo comunque effettuare la mossa per rompere lo scudo. Come vedete potete interromperli mentre fanno la carica. Sì, beh, effettivamente sarebbe stato forse un po' troppo overpower l'intenso se non c'era più bisogno di rompere gli scudi. Un luchador? Ma... Aspetta, non sarà mica Juan? Juan, caramba, Juan, pensavo fossi morto. Oh, Juan, sono così felice di vederti vivo. Ho pianto così a lungo quando ho saputo che Calaca ti aveva ucciso. E guardami, sto ancora piangendo. Ma ora basta con le lacrime. In fretta, Juan, fammi uscire di qui prima che la pazza innamorata di Calaca torni. Non così veloce. Oh, luchador, come un bambolotto orfano sei finito dritto dritto nella mia trappola. Non capisco come mai la tua carne non sia in fase di decomposizione, visto che ti ho gettato nel mondo dei morti. Ma non importa. Da bravo, bambolotto, resta fermo dove sei. Devo darmi una rinfrescata per essere in forma smagliante quando offrirò Calaca il suo nuovo regalo. Guardati un po', intrappolato in una grotta, sogni irrealizzati, amori non corrisposti. Non hai mai avuto la stoffa del luchador. Forse dovresti approfittare di questo momento per pensare alla tua misera vita. Era un bambolotto alla fine, almeno così sembrava. Giovanni, questo qua ha preso bellamente a pugni, eh. Presumo dal papà, credo, non lo so. Ora di svegliarsi, luchador.
Poi appena posso, ragazzi, cambio le cuffie, cioè so che non si sente malissimo, si sente abbastanza bene la mia voce e così via. Però ogni tanto si spostano da sole, potreste sentire dei rumori magari fastidiosi. Così questo sarebbe il tipo che ha fatto fuori il mio Ale Brigé. Che delusione. Vedi, ti avevo detto che l'avevo preso, Calzi. Non è stata colpa mia, è stata colpa sua. Gettiamolo nella lava. Facciamo. Silenzio. Parlare quando ti sarà chiesto di farlo. Ora torna nella tua cloaca a Puebluco. Non capisco se si pronuncia Puebluco o Pueblucio. Penso Puebluco. Fino a quanto non avrò bisogno di te. Non dimenticare che avresti dovuto proteggere il mio animale di compagnia quando è stato ucciso. Ma io. Veniamo a noi, Luciador. Potrei massacrarti subito, ma sarebbe troppo facile. Un codardo assassino di animali da compagnia merita un corpo da codardo. Oh, eccoci qua. Arrivederci. Spero che la tua morte sia banale come la tua vita. E ora, ragazzi. Però forse non è ancora. Col quadrato, guardate, possiamo penso attaccare. Però non è la vera forma del pollo. Se non era, poi c'era un'altra forma. Ora siamo costretti a tornare di qua. Qua non dovete saltare, dovete limitarvi a andare dritti, vedete? Perché se saltate prendete le spine. Dov'è che sono? Ok. Se andassi giù... No, è chiuso, devo per forza andare di qua. Oh cazzo. Ah, sono sopra, ok. Ma io ricordo che si poteva combattere anche da pollo, eh. Lì c'è un forziere. L'altro va a manetta, minchia. Ok, qua. Oh cazzo. Ah, ok, è vero, bastava. Tanto non posso. Che pirla. Devo saltare nel momento giusto, vedete, però. Ma non posso schivare, cazzo. Vedete, dobbiamo saltare nel momento giusto, ma poi vengo per forza colpito dagli altri. Come cazzo faccio? No, l'ho giocata male, ma... Non l'ho capita, sinceramente. Qua c'è un frammento di cuore. Mi devo ricordare come funziona. Forse avrei dovuto colpirli, boh. Tra l'altro ho pochissima vita. Sotto devo andare. Oh, bello sto pezzo. Ma vaffanculo. Ancora. E qua come cazzo faccio? Lì dovete dosare la X. Se la premete troppo a fondo rischiate di andare contro le robe. Oddio, come faccio? Vedete, anche qua non è facile. Dovete premere... dovete fare la giusta pressione. Però posso andare sia sopra che sotto io. Oh cazzo. Sì, ma non posso schivare. Cioè, posso schivare saltando. No, poi non è così. Comunque la forma da pollo deve essere... Cioè non li tolgo un cazzo, non mi ricordo. Per ora è davvero scomodo. Sì, probabilmente si sbloccano poi le abilità, dal punto del checkpoint, Così è ingiocabile, cioè. Cioè finché sono questi, vabbè. Ma... Scusate un attimo.
Ah, questo è al massimo. Ah, vedete, allora ricordavo bene. Quando attivo l'intenso può infrangere qualsiasi scudo con un solo pugno. Però va sbloccata. Allora, prendiamo. Questo. Questo. E già che ci siamo, prendiamoci un frammento di cuore. Oh merda. Ok, qua devo... Ma se andavo sotto, scusate. No, devo andare prima sotto. Non vorrei che ci fosse un forziere così via. Ma vaffanculo. Ok, qua. Vediamo cosa c'è. Infatti, vedete che ho fatto bene. Oh. Ah, ho capito. Questo invece per aumentare il potere dell'intenso. Ecco che cos'erano. Vedete che adesso è uno di tre lì in basso a destra. Quelli di fianco ai teschi. Ecco che cazzo erano. Magari più tardi. Ne faccio due magari di video oggi di guacamele, ragazzi. Di solito ne stavo facendo uno al giorno. Ma visto che adesso... Ma vaffanculo. Visto che adesso ho in ballo pochi giochi. Solo questo Final Fantasy 9 sul canale. Potrei fare anche due video al giorno. Qua dovete aspettare proprio che scompara la roba viola, altrimenti prendete danno, mi sa. Vedete adesso. Non è difficile, basta fare un attimo attenzione. Ora mi preoccupa. Dovete controllare anche sotto, gli spuntoni sotto, eh. Occhio. Qua devo aspettare. Ok. E l'inferno. Mi sa che ci andremo poi. Salve. Ti stavo aspettando. Non preoccuparti. Ho solo un interesse personale nel vanificare il piano di Kalaka. Il punto è che siamo afflitti dalla stessa maledizione. Fortunatamente per te posso insegnarti a trasformarti in un umano. Non devi far altro che chiudere gli occhi. Battere i tuoi speroni tra loro tre volte e pensare: libera il luce d'or che è in me. Cosa? Non funziona? Allora premi semplicemente L1 e sei a posto. Pollo power. Potenza di pollo. Minchia, alcune cose mi fanno troppo ridere. Figa, premendo L1. Vedete. E ora penso che possiamo appunto cambiare da Juan normale alla versione pollo, eh. E finalmente potremo andare in aree appunto che prima erano inaccessibili. Ne abbiamo viste un bel po', eh. Perché non divento umano anch'io? Dici sul serio? Mettere del pane sulla mia faccia sudata per poi tornare sul terreno polveroso? Ho una reputazione da difendere. Sono stato occupato a seguire le tracce di Kalaka e della sua banda. Sembra che la sua ossessione con la figlia del presidente non sia piaciuta molto alla Megera. Secondo alcuni si sentivano dei singhiozzi di pianto sovrapposti a quella canzone di Adele riprodotta in continuazione nel covo di Xtabai di Pue Bluco. Se vai a parlarle forse ti darà informazioni su Kalaka. Devi ancora nutrire non poco rancore. E ora abbiamo un nuovo obiettivo, ovviamente. Tra un po' mi sa che ci sarà il primo boss del gioco, eh. Però vorrei... Vedete ad esempio che di lì non sono potuto andare. Adesso posso che ho il potere del pollo. Quasi quasi tornerei indietro. Tanto vedete, ora posso diventare pollo e umano quando voglio. Vedete? Allora. Oddio, possiamo tornarci anche in un secondo momento, dai lì. Tanto si vede che c'è un passaggino, però... Sì, dai, lo facciamo poi. Tanto c'è anche quel pezzo di blu dove dovrò tornare. È inutile andare indietro adesso.
pollo. Ma volevo capire una cosa. Eh no, vedete, dopo che uso il pollo volevo fare L1 e poi fare l'uppercut, però non lo fa, vedete? Proviamo dall'alto, ma mi sa che non lo fa. Eh no, vedete? Quando da pollo tornate a umani non recepisce subito l'input del colpo. Non capisco perché lì sì, invece. Vabbè. Occhio a non cadere. Qua dentro. A parte che non devo andare di qua. Tra l'altro, Santa Lucita. Ah, guardate, non vi ho spiegato una cosa. Più che altro ci ho fatto caso adesso. Quando l'icona è dorata, scusate un attimo, vedete che le icone arancione, vedete 30%, perché esce cazzo? Le icone arancione non sono al 100%, quando un'icona di una zona è dorata abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere nella zona, vedete? 100%. Allora, dicevo... Ma fatemi un attimo vedere a Pico de Gallo una cosa veloce. Ah no. Ok. Vediamo una cosa. Però si aggrappa sul muro, ok. Dopo da gallo a uomo. Io prima, a parte che, sapete cosa faccio, ragazzi? Vado un attimo a Santa Lucita e vi spiego il perché poi, eh. E posso completamente farlo col teletrasporto. A parte che per proseguire dobbiamo andare appunto alla Santa Lucita, però adesso posso fare alcune cose che prima non potevo fare. Vedete, siamo nel mondo dei morti adesso, eh. Forse qua. Ecco, adesso posso proseguire. Vedete che cambiano anche i manifesti, le cose, una figata. Adesso forse posso recuperare il peperoncino e uno poi vi ricordate il suonatore? Ecco, praticamente poi quando si potrà switchare da mondo mortale a mondo degli umani e a mondo dei morti, potremo probabilmente terminare alcune missioni, altrimenti appunto che non si possono terminare, perché dovrebbero cambiare anche i personaggi. In bocca al lupo, Luciador. Non stai lottando solo per il tuo mondo. Lotti anche per il nostro. Se Caraca vince, sarà la fine per tutti noi. Quindi magari qua... Vedete, questo ad esempio è un suonatore, però non c'ha l'icona della missione. È un'impresa suonare la trompeta senza polmoni. Ed è altrettanto un'impresa trovare un concerto da queste parti. Detto tra te e me, non credo che i morti vadano pazzi per la musica in ogni caso. Il problema è che adesso... Questa dovrebbe essere la casa dove c'era appunto quella che ci chiedeva il peperoncino. Ogni momento che passa il mondo dei vivi e quello dei morti stanno diventando una cosa sola. Deve esserci un modo per fermare tutto questo. O forse ho letto una cazzata io, per le missioni secondarie. Ovunque uno si giri ci sono immagini di Calaca tappezzate per tutta la città. Ma che è? Si crede il padrone del posto? Qua ragazzi, ora possiamo andare
No, scusate un attimo. Cioè, perché non ci arriva? Cazzo. Mi sa che devo essere nel mondo dei vivi, perché vedete che qua appunto dove c'è il muschio, quella roba lì verde, non posso aggrapparmi. E anche all'apice del salto, se faccio... Ah, ce l'ho fatta. Qua adesso possiamo usare il nostro potere del pollo, vedete? Bene. E questo l'abbiamo preso. Che cazzo... Allora, Hernandos, qui mi pare che ho preso tutto, non vedo. Sì, dovrei aver preso tutto lì. Per quanto mi riguarda, il mondo del vivi e il mondo dei morti dovrebbero starsene ognuno per conto proprio. Andrà a finire male, me lo sento. Ok, dice la stessa cosa. Qua non ero stato. Vedete, ora io col potere del pollo, andando qua sopra, posso andare finalmente qua. E poi dovrò tornarci anche nel mondo dei vivi. Adesso sto controllando bene in giro per vedere. Accidenti, quei malvagi scheletri mi fanno venire la pelle d'oca. Sono stati creati da Kalaka. Stanno sovvertendo l'equilibrio naturale delle cose. Quello lì sembra un easter egg. One Night Only versus. Sembra Batman contro Bane. Se no. Però non c'entra un cazzo, almeno non credo. Allora qua. E a breve mi sa che sblocchiamo comunque il cambio della dimensione a piacimento, eh. Beh, già che ci siamo andiamo giù. Anche perché qua, vedete, col potere del pollo. Perché non entra? Ah, ecco. No, però aspettate un attimo. Perché c'è quel mega codice a barre? No, qua ci deve essere qualcosa da fare per poter sbloccare questa parete, almeno credo. Non lo so. Comunque strano, bisogna tornarci di giorno probabilmente. Il giorno dei morti? Questo è il mondo de los muertos. Sei nel mondo dei morti, signor. La città è davvero bella, non trovi? Da queste parti, per noi ogni giorno è un giorno di festa. Vedete? Quindi conosci qualcuno in grado di apprezzare i peperoncini più piccanti mai esistiti? Che animo coraggioso, accetto la sfida. Tra l'altro i miei peperoncini figurano soltanto nelle migliori ricette. Ecco, prendine. Te ne serviranno solo un po'. Vedete? Quello che ci mancava, appunto. Quindi non vorrei che anche il tizio della... dei musicanti si trova in questa dimensione. Ma è probabile, eh? Il mondo non va decisamente per il verso giusto ultimamente. Gli abitanti di questo mondo temono i piani di Kalaka tanto quanto quelli del mondo dei vivi. Quelli. Allora, la caverna del pollo... Non so neanche se vale la pena tornarci adesso, a dirvi il vero. Proviamo a cercare un attimo il tizio che vi dicevo. Questa, ad esempio, era chiusa. No, no, era aperta.
No. Facciamo un salto veloce alla caverna del pollo un attimo. Va più veloce forse da quando è trasformato in pollo, eh. Però no, è inutile tornarci adesso forse. Là, per prendere quelli forse di là, presumo mi serva un doppio salto, eh. No, però scusate un attimo, magari col fatto che noi ci eravamo venuti non in questa dimensione, magari adesso riesco ad andare là. Il problema è che mi dovrei fare tutte ste... No, cazzo, vabbè. Facciamo soldi, no problem, ragazzi. No problem. No. Intenso e carico. Avete visto? Col suplex può capitare che fermiamo i colpi dei nemici, eh. Sbattendo a terra praticamente fermiamo i colpi dei nemici. Quali veloci lì mi stanno veramente sul cazzo. Ma no, l'avevo schivato, non è vero, dai. Dovevo aspettarmelo però di... ci sarebbe stato da rifarsi i nemici, eh. Avete visto col suplex che ho fermato il colpo del tizio qua? Vi ricordo di usare la panciata qua contro queste. Ma no, ma io non avevo il tempo di schivare, dai. Ma vaffanculo. Ma che cazzo? È che schivano anche loro, per questo sono un po' ostici, eh. Rispetto ad altri nemici. Merda. Ci mancava questo grosso. Ok. No. Iniziano a essere un bel po', eh. Pure quelli grossi, cazzo, che... Quelli grossi non esce la presa. Ciao, siamo un po' d'intenso, va. Quelli grossi non usciva la presa da fargli. Vabbè, comunque tempo non abbiamo perso perché abbiamo fatto su un po' di soldi. Eh no, vedete, là non posso arrivarci, cazzo. Come mica ci arrivo là in alto? Non ne ho la più pallida idea. Da un'altra parte per forza, da qua. Scendendo da qua, mi sa. E niente, torniamo su. Andiamo avanti. Anche se dovrei trovare il tizio là, che non so dove sia, appunto, il musicante.
Forse non ho controllato bene. Pure mi sembra di averla vista tutta la zona. Questo era il tizio dei peperoncini. Qua ho controllato tutto. A meno che mi è venuto un dubbio. No. Vabbè, andiamo avanti, dai. Forse qua non sono andato. Eppure sembrerebbe questo. No. Ah, foresta del scivo devo andare. Sì, forse è più veloce quando è trasformato in pollo, come corsa. Stronzo. Devo andare... lì c'è una roba da sfondare però, eh. No, però per farlo devo andare sotto, ragazzi. Sì, facciamolo subito, quando... Visto che qua non è lontanissimo, vedete, scendo e vado a sfondare la roba alla verde per vedere cosa c'è da prendere. Visto che ho sbloccato un po' di poteri, usiamoli, no? E qua? No. Ok. No. Ma che... Vedete, tra l'altro là posso andare. No, ma dove sto andando? Dovevo andare... Non pirla. Devo scendere. Devo scendere qua. Oh. Vedete, qua c'è una stradina. Forziere, basta. Ma collegato soltanto qua. Ok. Facciamo prima così, mi sa. Ok.
Ma prima di andare a meta, che è di là, facciamo, sfondiamo tutte le cose che possiamo sfondare. Iniziamo da qua. Non mi sembra nulla di difficile, basta dare la testata. E infatti. Perché mi ha messo qualcosa sopra? Io posso, voglio provare una cosa. No. Qua siamo a posto. Quello blu non lo posso ancora rompere. Andiamo su. Ecco, devo sfondare lì, ma prima di sfondare lì andiamo di qua. Oh, bene, un pezzo di cuore. Occhio qua, Panciata lì, la frog slam e poi l'uppercut. Va bene, anche così non è che siete obbligati a distruggerli. Qua è tosta perché devo fare frog slam, l'uppercut e poi la schivata. Bene, aumento della vita. Però cazzo. No, conviene distruggerli, sapete perché? Se non lo distruggo. Vabbè, va bene così. Vedete, adesso non c'è più sulla mappa. Se lo lasciavo lì, magari dopo vi confondete, pensate che avete mancato qualcosa e tornate qua inutilmente. Quindi mi raccomando, distruggete bene sempre tutti i blocchi, eh. Oh cazzo. Vabbè, anche qua. No! Sì, comunque si fa così, ho sbagliato io la tempistica. E infatti. Qua pollo perché altrimenti sbattete. Tornate normali, prendiamo il forziere. Tac. Non capisco l'utilità di quel coso sotto, sinceramente. Ah, forse se... No, non ne capisco l'utilità, a dire il vero. Allora, questo è fatto, andiamo su. No. Di qua. Oh, c'è un teletrasporto. Cosa c'è di qua? Poi innanzitutto usiamo il pollo. Oddio. Posso farlo anche da normale? Bene, un altro cuore. Vedete cosa vuol dire per lustrare bene? Allora, lì c'è una leva e vorrei capire cosa serve però. Oddio, una roba a tempo, ragazzi. Devo aspettare, ma non so cosa faccia. Non so cosa fa. Adesso è scattata, la dovrò ritirare, vedete? No, qua c'è qualcosa da fare. Probabilmente apre una... Boh, non so, vediamo. Non vorrei che devo arrivare in fondo. Ops. Oh, la panciata della rana qua. Merda. Ma l'avevo schivato, dai che... No, io ho sbagliato. No, questo è semplicemente un collegamento.
Ma devo capire cosa serve quella leva là col teschio. Sicuramente non l'hanno messa lì per bellezza. Quella lì. Ci deve essere qualcosa. Eh no, però tanto là in alto non posso andare. Non capisco con cosa c'entri. Ma no, sicuramente c'entra qualcosa, ma cosa? Boh. Io provo. Ma dai, cazzo! Oh, qua, ecco, il salto d'Apollo è un po' una merda. Non si riesce a farlo bene, ma dai! Cioè, premendo la X salta troppo rispetto a... Non è facile calibrarlo bene. No, quello scheletro lì lo vedremo poi. Di sicuro serve a qualcosa. Ma che cosa? Andiamo avanti. Buongiorno. Sì, non sono poi così forti quelli. Oh, ottimo. Però non posso neanche colpirlo. Oh, te ti posso colpire, stronzo. Allora, vediamo. E ora però, vedete, ci sono tutti... Devo parlare con tutti. Solo perché viviamo nel mondo dei morti non significa che siamo sempre giù di corsa. Guarda oggi, per esempio. Sto preparando una gran fiesta per tutti i miei amigos. Qua muoverò un botto di persone con cui parlare. Oddio, non ditemi che era. Quando ero viva, abitavo in questa casa. Passavo tutto il tempo a giocare con il mio giocattolo preferito. Ah, un modellino di Luchador. Era uno spasso giocarci. Ricordo ancora i giochi divertenti che facevo con il mio modellino di Luchador. Che bei tempi. Mi faceva sentire forte. Ragazzi, vi ricordate nel primo e nel secondo video? Qua c'è un modellino di Luchador. Dobbiamo riportarglielo. Come funziona? Appena potremo cambiare noi la dimensione, andiamo qui sotto. Cambiamo dimensione, prendiamo il pupazzo e glielo diamo. Penso sia così, eh. Però poi mi devo ricordare, cavolo, che c'è la missione lì, me lo potrei dimenticare. Potevano mettere un punto esclamativo, però, anche perché, ripeto, non le ho segnate le missioni. Qua potrei confondermi, cioè potrei non ricordarmi più che altro. Però forse si può entrare solo in quella casa lì. Beh, io devo andare qua. Mi sa che tra un po' c'è il boss, eh.
L'ho detto, ragazzi. Luchador, come hai fatto a trovarmi qui? Non sono proprio in vena, ho un gran mal di testa, lasciami alla mia solitudine. È che mancano 10 minuti, ragazzi. Vuoi che io aiuti te? Voi uomini siete tutti uguali, premurosi e galanti quando vi serve qualcosa, ma completamente occupati non appena una fastidiosa, pretenziosa e leziosa gallinella entra in scena, proprio come quel caffalone di Calaca. Luchador, perdona la mia caduta di stile. È solo che non sono abituata a essere così trascurata. Un po' di affetto è forse chiedere troppo? Tutti soffriamo di solitudine di tanto in tanto. Non trovi, Luchador? Hai bisogno di affetto? Di un po' di amore? Di qualche stimolo? Lo può mettere, sì. Vieni qui da me, Luchador. Prendimi fra le tue possenti braccia. Il classico idiota. Presto sarà il mio schiavo. Allora lì sì che ci sarà da divertirsi. Ragazzi, qua sarà dura. Mi devo ricordare come funziona la boss fight. Ok, esce, lancia quelli. Probabilmente dopo che fa quel colpo si potrà colpirla sicuramente. Se... Ma non posso schivarli. No, non posso schivarli. Riproviamo adesso. No, che stronzata che non si può usare la schivata su quelli. Questa fase qua è un po' rognosa. È un po' un dito al culo. E dobbiamo usarla perché te puoi cercare di colpirla. No. Cazzo. Ok. No. Lì avrei potuto colpirla. Per ora non sembra difficilissima, ma devo comunque fare attenzione. La menata è che non si può appunto schivare con la schivata, ma dobbiamo muoverci per schivare i suoi colpi. Posizionarci bene sullo schermo. Oh merda. Getta la spugna, Luchador, il tuo destino è segnato. Non uscirai vivo da questa grotta. Lì potevo schivare però, avete visto? No. Mi sembra abbastanza semplice ora. Mi sembra troppo semplice. Trovo divertente che tu abbia la presunzione di potermi sconfiggere. Molti uomini sono giunti nella mia tana prima di te. I loro teschi adornano le pareti. Eh no, mi sa che adesso diventa tosta. Ok, scudo ragazzi, quindi. Ma che cazzo? Ma... E qua potrebbe diventare problematica. Quella vera mi sa che è questa qua verde. Qua già potrebbe essere un problema. No, non prende danni. Quella vera, ripeto, dovrebbe essere quella... Quella verde. O quella... Forse la devo colpire quando... Ah no, ok. Giallo. Perché non mi fa la testata? Sì, ma... No. Devo muovermi tra l'altro perché... No, via! Dai che ci siamo quasi. Oh, Luchador. Forse ti ho sottovalutato, ma credo che ci troviamo in due fasi della vita diverse al momento. Ti risparmierò la vita. Sai, Carlos non è sempre stato così cattivo. Una volta era bello e coraggioso, proprio come te.
Magari ti va di sentire la sua storia. Cavolo, però ragazzi, avrei dovuto... Vi faccio leggere intanto, tanto... stato un patto con Satana praticamente. Eh sì. Bene, interessante, molto interessante. La storia non me la ricordavo, l'ho giocato 5-6 anni fa al gioco almeno. Bene. Forse quella gallinella aveva ragione dopo tutto. Mi merito di meglio di Calaca. Qualcuno deve dargli una bella lezione. Calaca e Faccia di Fuoco hanno portato la figlia del presidente in cima al tempio della guerra. Sicuramente per un'altra delle loro stupide cerimonie. Per raggiungere il tempio, devi prima salire sul grande albero di Tule che si erige all'interno della foresta. Ma per farlo ti servirà l'abilità di attraversare le dimensioni. Permettimi di conferirti questo potere. Ecco. E appunto lei ci dà finalmente il potere di cambiare la dimensione. È stato facile, no? Ora premi R2. Il potere è nelle tue mani. Vedete? Sai cosa ti dico? Finisci sempre male con questi belli dannati. Chissà se qua l'avvenente Frey Ai è single. Bene ragazzi, meno male, perché sono veramente agli sgoccioli col video, Ma dove siamo soprattutto? Vedete, qui cambiano dimensione, creo questo e ho la possibilità di arrampicarmi. Poi vedete, posso cambiarla anche durante... le fasi da dimensione, no? Durante i salti e così via. Infatti qua dovrei fare... no, così. Oh, bene. Ma per andare sopra, scusate. Ah, ok. Sono un coglione. Da qua. Possiamo salire, vedete. Ma mi fermo qua ragazzi per oggi, tanto ho salvato perché non ho davvero più tempo. Spero che il video di Guacamele vi sia piaciuto. Alla prossima.